Buongiorno a tutte, ben ritrovati in un nuovo video. Allora, oggi è domenica, non mi ricordo più che giorno, il 14 forse ottobre, e io sono qua in camera da letto, che abbiamo appena rifatto il letto, Giovanni ha appena rifatto il letto, e questa è la situazione. Alaska subito è andata sotto le coperte, perché lei deve nascondersi, le piace nascondersi, quindi questo è il suo posto preferito, vero amore? Vero amore mio? Invece c'è Nikita che è... dovrebbe essere sul divanetto fuori, che sta... guardate che non posso spoilerarvi nulla perché dopo poi vi racconto. E qua c'è la mia, la Nikki, vero? Oh già, amore, mamma mia che bellezza, che bellezza. Allora salutiamo le nostre follower, tutte le nostre amiche su YouTube. Mettiamo a vedere gli occhioni? Mamma, che occhioni meravigliosi che c'ha il mio amore. Gli occhioni più belli del mondo. Ok. Allora, dunque, stamattina si è aperto un pochino, per fortuna, il cielo, perché in realtà il meteo dava bruttissimo, quindi oggi doveva piovere ancora. Per il momento sembra essere un pochino migliorato, perché ieri poi alla fine è stato bello al mattino, che sono andata a fare le unghiette, e poi abbiamo fatto due passi in centro con mia mamma e mia sorella, però poi al pomeriggio è venuto brutto, è venuto proprio nuvolo, ma un tempo comunque molto umido e caldo, quindi assolutamente fastidioso, perché io ero tutta vestita tra l'altro con felpa e felpone, però poi alla fine è venuto caldo, quindi al pomeriggio siamo andate a fare un giro anche in un negozio tipo di una serra, Viridea si chiama, e poi anche all'Iper, però c'era da morire dal caldo, perché insomma non eravamo preparati, perché al mattino c'era freddo appunto. Invece poi alla sera siamo andati a mangiare dai genitori di Giovanni, e invece poi è venuto proprio, ha iniziato a piovere, e quindi appunto alla fine siamo arrivati a casa ieri sera verso le 10:30, che pioveva, ha piovuto tutta la notte, e stamattina invece si sta aprendo un pochino. Non posso farvi vedere troppo il terrazzo perché i contro del vivere in centro, il traffico, e appunto perché c'è una situazione di che non posso farvi vedere, perché appunto poi farò vedere
tra poco nel video, più in là, perché adesso sono le 10:30, avevo capito prima che fossero le 11 già, invece per fortuna sono solo le 10:30. Io devo solo lavare i bagni, dare una spolverata in giro, poi praticamente non abbiamo da fare altro, perché io stamattina mi sono messa a pulire un po' il terrazzo, perché era sporchissimo, a parte dalla terra e dalla pioggia, ma proprio era in disordine, perché dovevo buttare ancora dei vasi con dei fiori morti, tipo c'erano dei gerani ancora vecchi che ho dovuto buttare, qualche vasetto con della terra che evidentemente aveva tolto Giovanni le radici della piantina morta, però è rimasta tipo la terra, quindi l'ho messa nel sacchetto della terra, del terriccio, per non buttarlo, e quindi adesso ho messo un pochino in ordine, sono contenta, però fra poco vi farò vedere praticamente... rientrare, vi farò vedere gli acquisti che ho fatto, perché più tardi insieme decoreremo il terrazzo per l'autunno. Sono emozionatissima perché ho comprato un po' di cose, non vedo l'ora di farvele vedere, di far vedere soprattutto come verrà il risultato finale, perché secondo me viene bellissimo. Ok, i peperoncini che stanno seccando. E non ho comprato tantissimo, perché comunque non volevo esagerare, ma soprattutto in casa non penso di mettere nessuna decorazione, perché non sono tanto da decorazioni stagionali in casa. Cioè, mi piace piuttosto, in un periodo come questo, come quello dell'autunno, mettere qualcosina fuori. Ma ecco Giovanni con i suoi peperoncini, tutto impegnato, tutto concentrato. Mi piace piuttosto magari fare qualche decorazione fuori, proprio a tema, in tema, insomma. Poi verso Halloween sicuramente c'è anche la protagonista, che è la zucca, ne ho presa qualcuna che poi vi farò vedere. Comunque, bando alle ciance, io adesso vado a lavare i bagni perché sono già le 10:30, e così finisco tutte le pulizie e poi mi dedico alla decorazione sul terrazzo. Allora ragazze, ho finito adesso di pulire tutta la casetta, cioè in realtà stamattina non abbiamo fatto tantissimo perché i pavimenti li farà domani pomeriggio lui, perché è a casa. Io stamattina ho fatto i bagni, ho spolverato un pochino, quindi in realtà non ho fatto tantissimo. Ma si può andare in giro conciato così? Quindi, e ho appena finito di fare il pacchetto regalo per il regalo del fratello di Giovanni, che vedrà oggi lui, soltanto che io devo dire che non ho questo grande talento nel fare i pacchetti regalo, perché, vabbè, sono due scatole, una più piccola e una più grande, quindi non sapevo come metterle insieme, dovevo farne due separati, ma non avevamo voglia, allora ne ho fatto uno unico, ma il retro diciamo che non è dei migliori. Quindi non chiedetemi di fare pacchetti regalo, di farveli vedere questo Natale, perché non sono capace, cioè non sono molto brava a farli. Comunque, lì ci sono i contenitori, perché stasera porto queste due schiscette da mia mamma che ci fa il risotto con la zucca e ce lo fa anche per domani. E quindi niente, stasera lui andrà da suo fratello a fare un aperitivo, io non penso di andare perché appunto non conosco tanto questi ragazzi, probabilmente amici loro, poi non penso che ci siano le ragazze, quindi me ne sto tranquilla in casa, vabbè oggi pomeriggio, poi verranno i miei e poi stasera andrò a mangiare da loro. Allora, mi sono cambiata per andare fuori perché effettivamente c'è freschino, adesso è anche andato via il poco solo e timido che era uscito, e quindi insomma devo coprirmi se non voglio beccarmi qualche cosa. Poi intanto spegno la luce, che c'è la lavatrice che sta andando, e adesso usciamo e vi faccio vedere. Aiuto, c'è il mio vicino dall'altra parte, c'è il mio vicino. Ok, è rientrato, posso uscire e parlare da sola senza problemi. E quindi niente, adesso vi faccio vedere tutti gli acquisti che ho fatto praticamente ieri. Allora, eccoli qua, sono acquisti che ho fatto tra ieri e domenica scorsa al Viridea. e niente, io volevo dare un pochino più di colore al mio terrazzo, anche perché adesso con tutte le altre piantine morte me ne rimangono poche effettivamente, ed è piuttosto vuoto, e volevo un qualche cosa che desse un po' di colore, ma soprattutto anche un po' in tema autunnale. Quindi adesso ci mettiamo insieme a decorare un pochino ed arredare il terrazzo in modalità autunnale / Halloween.
dimenticavo che c'è anche questo, che è un tronco che mi ha regalato mia mamma, che lei ce l'aveva sul suo terrazzo, l'ho tenuto qua io, l'ho preso io, è un pochino pesante, quindi l'abbiamo già sistemato nella postazione in cui poi rimarrebbe sempre, e nulla, insomma, io ho già dato una pulita, però purtroppo stanotte ha piovuto tanto, quindi non ho lavato chiaramente il terrazzo, perché poi nei prossimi giorni dà ancora brutto. Però per il momento questo adesso lo lascio lì e poi vi faccio vedere come lo sistemo. Ed ecco qua ragazzi il mio angolino tonnale. Adesso vabbè, vi faccio vedere solo questo perché ho ancora qualche vasetto in giro tutto questo, però altri li ho dovuti sistemare ad esempio nella fioriera perché altrimenti dovevano stare fuori, e quindi secondo me almeno così hanno un pochino più di ordine e di senso, anche perché questi qua sono tutti vuoti. Allora qua ho appunto sistemato, vabbè, qua ci sono ancora questi fiorellini qua che stanno sbocciando, quindi finché durano meno male, io li tengo. Poi qua ho messo una piantina di erica, questa qua più sul rosa, sul viola, con il vasettino in latta bianco. Poi ho messo tre cipressini, uno qua, uno al centro e uno là in fondo, con il loro vasino in pietra. Poi qua ho messo appunto questo tronco che vi dicevo mi ha regalato mia mamma, con vicino tutte le zucche, le zucchine piccine, quella più grossa, e poi appunto ho messo sopra un'altra piantina di erica più rosata, dai colori, dalle sfumature più rosa forte, rosa shocking, un'altra sempre con il vaso di latta, e basta, perché poi alla fine ho messo i cipressini appunto qua, e qui ho messo semplicemente una lanterna con la candelina. Allora, siamo qua in sala che stiamo facendo la sintonizzazione dei canali, anzi sta facendo la sintonizzazione dei canali, perché praticamente noi non vediamo alcuni dei canali del digitale, ad esempio Rai Premium, tutti i Rai, a parte vabbè Rai 1, Rai 2, Rai 3, non vediamo che altro, tutti i Rai Premium, Rai...
Rai 4, Iris lo vediamo, non mi ricordo. Sì. Iris sì, però ce ne sono tanti che purtroppo non vediamo ancora. E probabilmente perché qua l'antenna non prende bene, purtroppo è già da quando viviamo a Tortona che c'è sempre stato questo problema in tutte le case che abbiamo girato. Adesso non cominciamo a non vedere neanche quelli che prima vedevamo, tipo 8, il 9 di Paramount Channel, insomma diversi canali che prima vedevamo adesso cominciamo a non vedere più, comunque si vedono male. E quindi abbiamo comprato ieri praticamente questo, che è il TV Sat, Cam TV Sat, per vedere appunto tutti i canali. Però purtroppo la cosa brutta è che vabbè costa 100 euro, ma lo vediamo soltanto in sala perché è da installare in una TV soltanto, quindi diciamo che per fortuna l'abbiamo comprato per la sala, perché vabbè la TV principale in cui, che vediamo la maggior parte del tempo, ma la cosa negativa è che purtroppo è soltanto per una TV, e quindi niente, purtroppo è così, però almeno meglio che niente, vediamo qualcosa in sala, anzi cioè, dovremmo vedere tutto adesso in sala, poi nelle altre TV vediamo un po'. Comunque, meglio che niente, l'abbiamo comprato perché effettivamente non si poteva continuare così, e l'avremmo già comunque dovuto comprare prima nelle altre case, ma non essendo nostre abbiamo preferito aspettare. Però adesso che comunque abbiamo una casa nostra, niente, lo abbiamo acquistato. Volevo farvi vedere nel mentre, che mi è venuto in mente adesso, che qualcuno è andato in letargo. Completamente cotte, tutte e due. No, non bisogna disturbarsi. Sì, scusate. No, non sono venuta a disturbare. No, vabbè, ma che faccia fa, ragazzi? Lei è completamente andata. La mia scoiattolona. Invece lei, cioè, vuole sapere perché sono venuta qua a romperle le balle. Allora, alla fine mi sa che sta tornando il brutto tempo, perché insomma c'è vento e non è il massimo, c'è anche freschino, infatti in casa adesso mi sono vestita e ho anche riacceso i caloriferi perché prima erano spenti, li avevo spenti perché ho detto vabbè c'è caldo, non li tengo accesi, invece adesso mi sa che mi tocca ritenerli accesi un pochino, perché noi adesso già, e vi dicevo appunto che noi adesso per fortuna, avendo il riscaldamento autonomo, ci siamo già accesi un pochino i caloriferi già da 10 giorni, proprio perché effettivamente da quando è iniziato quel freschino, quel freddo insomma anche abbastanza pungente, soprattutto al mattino, cioè io mi sono svegliata una volta che mi è venuto male, mal di pancia. Di solito mi viene quando appunto ho freddo al mattino, mi prende subito la pancia, quindi mi devo coprire molto perché altrimenti mi viene subito. E quindi, cioè nel senso, un minimo al mattino e alla sera teniamo sempre adesso, che si sono abbassate le temperature. Prossimi giorni dicono che comunque si abbasseranno ancora ulteriormente, e quindi mi sa che è arrivato il momento di tenere acceso. E basta. Adesso io mi metto a mettere a posto la cucina, così magari lo facciamo insieme, che sono abbastanza pigra oggi, devo dire la verità, magari così mi viene un pochino più di motivazione, spero soprattutto di farlo venire anche a voi, perché questi video io li vedo quando appunto sono un po' poco motivata, o comunque quando li vedo poi mi viene molto più voglia di fare le pulizie, di mettere un pochino in ordine. Devo dire che oggi sono abbastanza pigra, sarà per il tempo, sarà perché mi sono svegliata un po' presto, non lo so, fatto sta che devo assolutamente pulire tutto questo, quindi iniziamo. We'll be right back.
Eccoci, allora sono le 4, mi sono bioccata completamente mentre guardavo i video, poi mi sono proprio addormentata a un certo punto, ma ho fatto mezz'oretta sonnellino, ma una cosa molto molto veloce, anche perché insomma non mi piace addormentarmi al pomeriggio perché poi tipo mi sveglio rincoglionitissima. Però mi serviva perché stamattina secondo me mi sono svegliata troppo presto, cioè non troppo presto, ma troppo presto per il mio fisico, cioè mi sono effettivamente autoconvinta che dovevo svegliarmi per forza perché dovevo fare un po' di cose in casa, ma alla fine secondo me il mio corpo aveva bisogno di dormire ancora un po', e perché poi secondo me lo risente, comunque insomma. Allora, io stavo guardando Matrimonio a prima vista, cioè in realtà mi sono svegliata che era già iniziato perché adesso non lo guardo perché più che altro l'ho già visto il pezzetto, un pezzetto, una buona parte martedì quando è iniziato, perché è iniziato martedì, sì, e mi è piaciuto insomma come personaggio e tutto, quindi adesso mi sa che lo seguirò, ma l'altra sera poi lo stavamo guardando appunto sul divano, io e Giovanni ci siamo addormentati tutti e due come due pere cotte proprio, e quindi insomma ci siamo persi metà programma, quindi ci siamo addormentati entrambi e non abbiamo più visto la parte centrale della puntata del programma. Ma niente, adesso poi magari lo rivedo oggi pomeriggio se capita, perché poi dovrebbero venire i miei, magari ne guardo un pezzettino. Quindi oggi pomeriggio proprio brutto, proprio nuvolo, io sono qua vicino alla finestra della sala. E con una situazione del genere oggi, cioè viene proprio voglia di starsene qua e basta, con la candela, la TV, cioè io proprio non sono ancora stata una domenica pomeriggio completamente in casa a far niente, dovrei avere il coraggio di farlo, perché poi la maggior parte delle volte mi sento diciamo non in colpa, però dico cavolo, spreco un pomeriggio intero in casa, un po' mi dispiace, cioè comunque una giornata intera, infatti dovrei un attimo capire cioè se c'è proprio quella giornata brutta brutta brutta, pioggia, vento, piuttosto che magari che non ho proprio voglia di uscire, allora magari potrei approfittarne, però oggi non so se è il caso, adesso vediamo un attimo comunque, perché mi dispiace, cioè a volte io arrivo il weekend e che dico ma no dai, faccio tante cose, faccio dei giri, magari vado a fare un po' di shopping, vado con mia mamma, con mia sorella, vado magari con Giovanni a fare qualcosa, poi magari al mattino dopo pranzo mi comincio a impigrire e boh, basta. Comunque volevo, c'è Nikita che si è degnata di svegliarsi dopo tutte queste nanne, dopo tutte queste ore di sonno, vero amore? C'è invece Alaska che probabilmente è ancora nel letto, perché le ho lasciate 2 minuti fa che stavano dormendo, tutte e due. Cioè le ho anche chiuso la tapparella perché così avevano meno luce. Cioè, sono proprio una mamma perfetta, vero? Buongiorno, ci siamo svegliati almeno. Allora, adesso che sono le 4, voglia di mangiare qualcosina e ne approfitto per mangiarmi per farmi una bella tazza di cioccolata calda. È appena arrivato un messaggio da mia mamma che sono partiti, quindi adesso mi faccio una tazzina di cioccolata calda con la mia cialda della Nesquik. No, ce ne dovrei avere una proprio ancora qua, perché volevo farne la settimana scorsa, poi col fatto che sono stata poco bene non l'ho fatta. Ed eccola qua. Tra l'altro ho fatto uscire adesso un pochino Alaska e Nikita e fuori c'è venuto freddo freddo, mi sa che adesso è arrivato veramente, perché ieri pomeriggio ancora è uscito poi il caldo. Eccola qua, scusate i sacchetti, ma ho fatto su un po' di piante morte, quindi le ho messe nel sacchetto. Cosa vuole fare questa bambina? Vuole già entrare? L'ho appena mandata fuori, perché non so se voi che avete gatti e gatte, sono così anche i vostri, perché loro praticamente quando io comincio a lasciarle aperto
rimangono fuori. Quando chiudo, magicamente cominciano a voler fare avanti e indietro, cioè a volere la porta praticamente aperta, soltanto che adesso che c'è freddo, io non sto con la porta anche soltanto un pochino aperta, perché comunque c'è fresco che entra. E quindi loro magicamente lo sentono e cominciano a voler andare avanti e indietro, avanti e indietro. Vero? Dai, guardate. Dai, dai. Allora, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare, salame? Dai, dai Alaska. Cosa c'è? No, niente. Comunque, fuori effettivamente oggi c'è proprio freddo. Allora, sto aspettando che la macchinetta si prepari, cioè si scaldi, perché non era ancora pronta. Tra l'altro stamattina ho fatto il caffè latte, ecco. Prego, chiudiamo. Ho fatto il caffè latte, ma mi era finito l'acqua completamente, infatti non usciva più caffè. Ho detto, oddio, cosa è successo? Poi mi sono resa conto che effettivamente devo mettere l'acqua. Perché queste macchinette qua non sembra, ma pensavo che finisse molto, molto in fretta l'acqua. Invece devo dire che, insomma, dura un buon 4-5 giorni tutti, facendo un caffè comunque tutti i giorni. Io il weekend spesso ne faccio anche due, quindi meno male. E ci trovo comunque troppo bene, perché è fantastica la dolce gusto, cioè io la amo, proprio per questa possibilità che c'è di avere tantissima scelta. Tra l'altro non sapevo neanche, vediamo quante tacche, vabbè io ne metterò 4. Tra l'altro, come si dice, c'è proprio la tantissima scelta, quindi la cosa bella di questa macchinetta è che voi la acquistate, se non amate il caffè potete acquistarla proprio perché potete prendere anche tutte le bevande che ci sono, escluso il caffè, perché ce ne sono veramente tantissime. Stavo pensando invece di fare poi prossimamente il pumpkin spice latte, che è una bevanda americana che adesso gira tanto anche qua in Italia. E secondo me è buonissima ed è fatta con la zucca, appunto, la cannella, lo zenzero, no, la cannella non mi ricordo, comunque lo zenzero e la noce moscata, adesso non mi ricordo, comunque. Questa è la cioccolata ed è buonissima, io l'avevo già provata quest'estate, è veramente spettacolare. Ed eccola qua, me la sono appena fatta, adesso torno di là in sala perché assolutamente devo bermela sul divano guardando la TV. Non c'è neanche bisogno di mettere lo zucchero perché è già dolce di suo così, quindi davvero buonissima. Ecco, questo è la quantità di roba di piante più che altro che ho dovuto buttare, quindi purtroppo, mi dispiace sempre tanto, ma insomma dovevo ripulire un pochino il terrazzo perché non era più possibile. Quindi tra vento, comunque foglie che si spargono, tante foglie che perde questo angolino qua praticamente del traliccio con tutte le edere, tra le foglie in giro eccetera, era veramente da pulire. Ma adesso sono proprio contenta perché secondo me ha cambiato completamente aspetto il terrazzo, cioè si è proprio riallegrato, si è proprio ha cambiato totalmente aspetto, è proprio molto più allegro, più colorato. È bastato poco perché alla fine ho preso i 3 cipressini che costavano 4 euro l'uno, le 2 eriche che costavano anche quelle 2,50 euro, che non so adesso il periodo dell'erica quant'è la fioritura, penso che sia solo in inverno, ma penso che anche quella sia una pianta perenne come il cipresso. E vabbè, le zucche sono prettamente una decorazione autunnale, però è bastato veramente. E poi il tronco secondo me è carinissimo, e se ne dovessi trovare un altro non nego che potrei prenderlo. E devo dire che mi piace tantissimo proprio perché ha cambiato totalmente aspetto, infatti anche da qua, cioè io mi affaccio e vedo comunque questo, quindi tanti tanti colori. Adesso ve lo faccio vedere anche da questo lato, da questa parte, vedete com'è il tempo, bruttissimo. E così sono piazzate anche giustamente, fra poco dovremmo uscire, no beh fra poco no, perché sono le 4, però amori miei, siete uscite proprio adesso che fra un po' la mamma deve andare, cioè vedete che comunque anche di qua è veramente veramente molto molto bello. Lasciamo perdere le pareti che devo un attimo risistemare, abbiamo già ordinato
la vernice dall'imbianchino. No, mi sembrava di aver sentito suonare. Comunque, guardate che belli cipressi. Qui, 1, 2, 3, quindi già stanno anche molto bene. Poi qua ci sono, c'è un altro angolino che vabbè, devo sistemare. Però insomma è già più in ordine e basta. Poi qua c'è comunque questo spettacolo di colori che mi piacciono tantissimo. Mi sa che sono anche arrivati i miei, adesso provo a vedere, ma ho sentito delle porte che sbattevano, non lo so. Ciao Milù, ciao amore, siamo venuti a trovare la mia mirtillona tutta nera con gli occhietti verdi. Amore mio, quanto è bella la mia gattona, che fra poco compirà ben 4 anni. E questa qua è la Sophie, con le orecchie gelate perché è andata fuori. Ciao mamoni! Ciao Sophie, sei un topolino. Hai perso tutto il pelo nel collo? Ma povera, ho perso tutto il pelo nel collo. Ciao ragazze, allora eccoci qua, io sono tornata a casa da un quarto d'ora più o meno e sono appunto in sala che sto aspettando insomma di vedere Desperate Housewives, che ormai insomma mi ha preso tantissimo, mi piace troppo, e sono arrivata appunto a casa da circa 20 minuti, un quarto d'ora, qua ci sono le gatte e non vedevo l'ora di tornare nella mia casetta a fare un pochino le mie cosine. Mi sono messa a posto la borsa per domani, mi sono... Con chi parla la mamma, amore? Con chi sta parlando? Qua? Cosa c'è qua? Ciao Ally! C'è un caldo che arriva da questo calorifero fantastico, perché fuori effettivamente c'è molto freddo stasera. E poi ho dato la pappa alle gatte, preparato i vestiti per domani, ho fatto un pochino di così, ho messo via il risotto per il pranzo di domani al lavoro che ci ha preparato la mia mamma, che stasera abbiamo anche mangiato, e quindi insomma sono contenta che ho fatto tutto. Adesso mi godo un pochino la mia serata, sono le 10 meno un quarto e c'è Vasca che si è messa sul divano, ok, va bene, e basta. A questo punto io vi saluto, vi saluterei, così ci rivediamo per al prossimo video. E vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me. Vi ricordo che potete sempre seguirmi su, oltre che su YouTube, anche su Instagram. Scusate, devo togliere questi ad Alaska perché me li fa fuori tutti. Mi trovate con il nome di Alessandra _Pedezzi o Alessandra Mondo Meraviglia. Quindi, appunto, se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram. Detto questo, ragazze, io e le ragatte vi salutiamo. Vero che le salutiamo? Buonanotte, ragazze, buonanotte. Ciao, Niki, saluta. Buonanotte. Ciao, ragazze, al prossimo video.